Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad un signore che dal lontano Canada mi ha scritto chiedendomi: dottore, ma la profondità della trance? È praticamente un signore che utilizza anche l'ipnosi in Canada. Mi ha scritto in francese dicendomi: dottore, ma la profondità della trance, che cosa mi racconta? È necessaria la trance XYZ? Io gli ho risposto che per me, per il mio metodo DCS, di ipnosi vera e professionale, la trance dice tutto e dice nulla, perché il sottoscritto insegna anche a ipnotizzare senza la famosa trance che si vede negli spettacoli. Perché poi dire trance, e mi ha detto trance si scrive con la S, io l'avevo scritto con la C in francese. Per cui la trance non è altro che un rilassamento, ragazzi, della mente e del corpo, dove tramite suggestioni positive, diciamo parole, si cambiano le immagini da negative a positive, come se fai quando tu fai zapping, quando tu cambi canale alla TV, così la tua mente, ok? Adesso sto semplificando per farti capire. E l'ipnosi è un'arte, una scienza che agisce nella mente e nel corpo, che ne dica qualcuno, rispondendo anche al diabete, perché ha detto: ma che cosa racconta? La dottoressa Brunini del 2008, un signore disse: ma sono fregnacce, ciarlataneria, perché il diabete, perché l'ipnosi agisce soltanto a livello psicologico, da quanto sapeva quel signore, e non può agire sul pancreas, sull'insulina, sul diabete, bla bla bla. E si stava sbagliando, e si sbaglia, perché l'ipnosi, se tu vai a vedere anche sulla rivista scientifica Lancet, ma anche dalla mia esperienza, dalla mia associazione Ipnologi Associati, che conta anche medici, psicoterapeuti di caratura internazionale, non soltanto di Los Angeles, si sono trattati casi di diabete con ottimi risultati, ok? Per cui, ritornando al seminato, la trance non ha nulla a che vedere, per quanto riguarda il mio pensiero, le mie esperienze, con i risultati, ho risposto a questo signore. Tu devi guardare i risultati, i fatti, la concretezza, come San Tommaso: se non tocco non credo, se non vedo non credo. E io sono di estrazione santommasiana, altrimenti non mi sarei mai e poi mai avvicinato al mondo dell'ipnosi 20 anni fa, e da 10 anni sono un ipnotista professionale, un professionista dell'ipnosi vera e professionale, metodo DCS che proviene direttamente da Los Angeles, Beverly Hills, di un sapere antichissimo che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale che trovi in giro, neanche con gli audi MP3 che costano pochissimo, sono gratis, non hanno nulla a che vedere, ragazzi, ok? Per cui, riassumendo, a me interessano i fatti, ho risposto a questo signore canadese in francese: non mi interessa la trance, la profondità, i diversi gradi che hanno scritto enciclopedie sulla profondità della trance. Perché dico ciò? Perché, e te lo spiego, la regola del 9, con la prova del 9. I bambini, ragazzi, i bambini sono H24 in trance, ossia il loro cervello emette delle onde cosiddette alfa, che stanno su una fascia di Hertz. Adesso non vado sul tecnico, non me può fregare di meno, scusami un po' la trivialità, ma a me, quando sento questi guru, anche canadesi, che sparano minchiate con la K maiuscola, mi girano le cosiddette palline, perché pensano ad essere accademici ma non a risolvere i problemi della gente. Ecco quello che mi dà fastidio. Allora, i bambini sono H24 in trance. Anche tu sei in trance quando vedi un film, sei assorto nel film, come pure sai che stanno recitando e ti metti però a piangere, a ridere, eppure loro recitano una parte razionalmente, ma te agisce il tuo subconsciente emotivamente a quello che vede in TV, oppure quando leggi un libro, quando sei innamorato, quando sogni ad occhi aperti, quando guidi la macchina, arrivi a casa e non ti ricordi il percorso, eccetera eccetera. Sono tutti stati di trance leggera, profonda, non ha nulla a che vedere con i risultati, si è dimostrato anche scientificamente ciò, cioè ad occhi chiusi, ad occhi aperti non ha nulla a che vedere con i risultati, va bene? Tutti noi siamo in trance, chi più chi meno,
e le pubblicità lo sanno, i poteri forti lo sanno, i mass media lo sanno, i TG Paura lo sanno, le TV Spazzatura lo sanno e giocano sulla nostra mente. Per cui, rispondendo a questo signore, e rispondo anche a te magari che hai questa come si può dire, curiosità, come mi ha scritto anche un signore, se la trans è necessaria o meno, io ti posso assicurare che la trans non è necessaria, non è necessaria, non è richiesta per avere i risultati, ok? Fidati che non è richiesta, e se mi segui capirai il perché, va bene? Perché trans da film, o trans da ipnosi da spettacolo, trans da ipnosi paura, non è il mio genere, non è mai stato il mio genere. Io ero sempre affascinato e sono affascinato da chi veramente, come Auguste de la Fontaine e altri, come Esdaie, Eliotson, eccetera, toccavano i paralitici camminavano, oppure Apollonio di Tiabe, eccetera, eccetera. Per cui, ragazzi, vi saluto, mi stanno facendo segnali dalla regia, ok? Visitate la mia fanpage Ipnosi o di Ipnosi del dottor Claudio Saracino, visitate il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti su questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di Cesso del dottor Claudio Saracino, fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita. Visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione di Cesso del dottor Claudio Saracino, e ricordati, non credere al sottoscritto, documentati, approfondisci, ma sappi che la tua mente è potentissima e può fare tutto di più. Non dar retta ai guru, dai retta a te stesso, approfondisci, approfondisci e approfondisci. Scrivimi a ipnologiassociati@libro.it, ti risponderò gratis su tutti i tuoi dubbi, tutti i tuoi quesiti. Un bacio, un abbraccio e alla prossima dal dottor Claudio Saracino.